Ci mettiamo a un punto più fresco. Sì, andiamo dentro. Abbiamo l'immagine della busta paga e i lavoratori interessati ci siano i soldi che sono stati promessi. Noi la somma la tiriamo allora e non prima. Per quanto riguarda le politiche del lavoro, bisogna occuparsi di economia. E invece ancora non ci sono idee chiare. Occuparsi dell'economia significa occuparsi di tutti i fattori che davvero avvantaggiano le imprese che possono investire. Le tasse sono troppo alte, fa fuggire le aziende. L'energia costa troppo e fa fuggire le imprese. La giustizia civile è lenta e fa fuggire le imprese. E possono continuare all'infinito. Mi pare che queste questioni non sono all'ordine del giorno ancora. Purtroppo di questo noi ci lamentiamo e su questo noi protestiamo. E i tagli di Cottarelli, ecco, il vostro giudizio. I tagli di Cottarelli possono essere efficaci quando si ha un'idea, che ora non si ha, sul un assetto istituzionale e amministrativo nuovo. Cosa saranno le regioni? Si parla solo di Senato, ma il Senato è un'attinenza con le vicende in generale. Qui bisogna avere un'idea di cosa saranno le regioni. Cosa saranno i comuni, cosa saranno gli assetti locali, è lì che bisogna lavorare per poi fare la spending review. Fare la spending review in un corpo disordinato credo che faccia più danno che altro. Il lavoro prima emergenza calabrese da tempo viene detto un piano straordinario per l'occupazione, soddisfatti delle prime mosse di governo Renzi. Per adesso non ce ne sono sull'occupazione. Cioè sull'occupazione vera, quella che viene da imprese che investono, no quella che viene da discussioni tipo modifichiamo una norma e avremo più occupazione, non avremo niente, potremo avere delle norme più fluide, ma non avremo occupazione. L'occupazione l'avremo quando le imprese saranno interessate a investire nel meridione, in centro Italia e nel nord. Quali leve sfruttare il credito d'imposta? Sì, anche il credito d'imposta può servire, però bisogna agire sul costo dell'energia che è troppo alto, sulle tasse che sono troppo alte per gli investimenti, sulla giustizia civile, sulle amministrazioni, sui servizi, insomma tutte le cose che servono per tranquillizzare le imprese sono sfasciate. Però non vedo che ci sia una discussione su questo, si discute di altro, come se fossimo al teatro. La Calabria cosa chiede l'assessore?